kiss for you. Sospeso Zero e Lode con Alessandro Greco. La decisione shock di Rai 1. Ecco perché Zero e Lode è stato sospeso da Rai 1, la scelta ufficiale. Oggi pomeriggio il game show Cancelletto Zero e Lode condotto da Alessandro Greco non sarà trasmesso su Rai 1. E questa è la notizia che sta facendo il giro del web e dei social tra i fan della popolarissima trasmissione della fascia oraria post pranzo che dallo scorso settembre ha fatto capolinea nella rete ammiraglia della TV di Stato, registrando ascolti in netta crescita di settimana in settimana. La Rai sospende Zero e Lode, ecco perché non va in onda oggi. Partito con una media di 1,5 milioni di spettatori, abbiamo visto che col passare delle settimane gli ascolti di Zero e Lode sono cresciuti, video virgola notevolmente fino ad arrivare ad una media di ben 2,1 milioni di spettatori al giorno che per Rai 1 sono molto positivi in quella fascia oraria. Da anni, infatti, la rete è alla ricerca di un programma forte che subito dopo il TG1 dell'ora di pranzo potesse tener testa agli ascolti delle soap opera trasmesse su Canale 5. Dopo la sospensione di Torto o Ragione, il verdetto finale, la Rai ha scelto di puntare su questa nuova trasmissione per tentare di alzare gli ascolti del pomeriggio e possiamo dire che la missione sia rivelata riuscita. Tuttavia da oggi 26 febbraio e per tutta la settimana che verrà, la trasmissione di Alessandro Greco non sarà trasmessa e risulta sospesa dal palinsesto. Ballando con le stelle al posto di Zero e Lode. Per quale motivo Zero e Lode non sarà in onda oggi? Vi diciamo subito che la motivazione di tale scelta non ha nulla a che fare con l'ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo Roma e il centro Italia, visto che il game show va in onda dagli studi Rai di Napoli. Questa mattina, infatti, alcune trasmissioni Rai in onda da Roma sono saltate a causa dell'ondata di maltempo tra cui I Fatti Vostri di Giancarlo Magali. Il game show di Alessandro Greco è stato sospeso dal palinsesto di Cancelletto Rai 1 per lasciare spazio ad una serie di speciali del programma Ballando con le Stelle che tornerà con Milly Carlucci dal prossimo sabato 10 marzo. Per 5 giorni, infatti, ci sarà uno speciale daytime su Ballando con le Stelle dove vedremo che la padrona di casa mostrerà al pubblico come sono andate le selezioni di Ballando on the Road, i casting che si sono svolti in tutta Italia per scegliere i ballerini NIP che si metteranno in gioco quest'anno. E così per tutta la settimana il game show di Alessandro Greco sarà sospeso dal palinsesto, video virgola ma i fan possono stare tranquilli, perché si tratta di una sospensione temporanea che terminerà la prossima settimana, quando il programma riprenderà la sua messa in onda fino a metà maggio.